Oggi ho per voi qualche curiosità sul film Alla ricerca di Dory, per essere preparati, ormai sta per uscire. Allora, la storia inizia un anno dopo gli eventi di Alla ricerca di Nemo, del quale questo nuovo film, lo sappiamo, è il sequel spin-off, diciamo. Ma in realtà sono passati già 13 anni dall'uscita di Finding Nemo e ci sono voluti 5 anni per realizzare il sequel. Anche se il modello 3D per Dory era già stato creato per il primo film, gli artisti hanno dovuto ridisegnare Dory perché dal 2003 la tecnologia ovviamente è molto cambiata, no? Lo sappiamo. Per assicurarsi che il vecchio modello di pesciolina fosse simile all'originale, i disegnatori hanno messo accanto all'altro immagini di Dory del primo e del secondo film, al fine di riprodurre al meglio forme e colori del personaggio. Il motivo principale però per il quale Alla ricerca di Dory ha impiegato ben 5 anni prima di venire alla luce pare sia il personaggio del polpo Hank. Ebbene sì, gli artisti hanno rivelato che per ogni sua scena ci sono voluti 2 anni di realizzazione. Hank ha 350 ventose, 50 per ogni tentacolo, e crearlo nel 2003, insomma, diciamo non era tecnicamente possibile, è stata lunga, e capiamo anche il perché. Il polpo Hank è quindi il personaggio più complesso in assoluto di Alla ricerca di Dory, non ci sono dubbi. Dopo aver modellato il suo corpo si sono accorti però che solo 7 dei tentacoli che avevano modellato separatamente riuscivano a inserirsi correttamente sul corpo del personaggio. Così i registi cosa hanno pensato? Hanno pensato di trasformare Hank in un personaggio con una disabilità e hanno aggiunto questo particolare nella sceneggiatura, arricchendolo così sicuramente. Che bello. In totale sono state create 103.639 pagine di storyboard, tantissime. Cioè, per avere un confronto, per esempio, per Toy Story 3 ne sono state realizzate poco più di 49.000, quindi meno della metà. E se vi sembra ancora poco, sono stati 289.240.840 i fotogrammi di animazione. Andate a controllare. Pochini, eh? Insomma, un lavoro pazzesco, gigantesco. Poi vi ricorderete che alla fine del primo film, Alla ricerca di Nemo, Dory è tornata a casa con Marlin e Nemo che l'hanno accolta in famiglia. Per Alla ricerca di Dory, i filmmakers hanno studiato molto la psicologia dell'adozione, diciamo, per capire come poteva sentirsi Dory nel far parte di una famiglia adottiva straordinaria, ma allo stesso tempo farsi comunque delle domande sul suo passato. E poi parliamo delle voci. Il comico Albert Brooks, che torna sul grande schermo nella versione originale come voce di Marlin, il papà di Nemo, ha dichiarato che il personaggio aveva molte scene emozionanti e commoventi nel primo film, mentre in questo sequel ha più scene leggere e comiche, no? Questo ha permesso a Brooks di improvvisare un pochino di più e dare a Marlin ancora di più la sua personalità. Poi Alexander Gould, la voce originale di Nemo nel 2003, oggi ha 22 anni e quindi è stato necessario sostituirlo al doppiaggio. E la scelta dei registi è caduta sul 12enne Hayden Rollins. Gould comunque appare nel film, ha un piccolo cameo nei panni di un camionista, vedremo. Poi c'è Ellen DeGeneres, che ha doppiato Dory già nel primo film, nella versione originale, e torna a doppiarla anche questa volta. E lei ha dichiarato di avere un po', come Dory, dei problemi con la memoria, non così gravi per fortuna. Ma soprattutto le piacerebbe identificarsi con Dory per il suo grande ottimismo, che tutti noi conosciamo e apprezziamo, la sua tenacia, il pregio di non giudicare gli altri, di non avere risentimenti, di non essere quindi rancorosa e di non fare mai la vittima. Beh, sembra che la piccola pesciolina smemorata ci insegnerà un bel po' anche questa volta. Poi vi lascio con un'ultima curiosità e poi vi saluto. Sapevate che Alla ricerca di Nemo ha vinto l'Academy Award come miglior film d'animazione? Ed è stato nominato ad altri 3 Oscar per la miglior sceneggiatura originale, la miglior colonna sonora originale e il miglior montaggio sonoro. Lo sapevate? Tanta roba. Inoltre ha ricevuto anche una candidatura ai Golden Globe come miglior film, commedia o musical. E infine nel 2008 l'American Film Institute lo ha classificato fra i 10 migliori film d'animazione di tutti i tempi. Però, secondo voi anche questo sequel sarà all'altezza di questo grande successo? Speriamo, io sono fiduciosa. Fatemi sapere cosa ne pensate, quali sono le vostre aspettative e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!